Era una volta una ragazza di nome Fenelope, a cui era morto il padre e la madre, ed era rimasta sola con la matrigna, che la trattavano come una schiava. Un giorno fu detto che ci sarebbe stato un ballo al castello del principe, senza Fenelope si voleva andare, ma le sorellastre e la matrigna cattive la fecero restare a casa. Fortunatamente arrivò la fata matrigna di Cenerentola, che le permise di andare al ballo. Cenerentola ballò quella notte col principe. Al rintocco della mezzanotte dovette andare via. La matrigna gli disse che al mezzanotte tutto sarebbe svanito, l'incantesimo. E Cenerentola ne accostò verso una scarpetta e il principe ordinò di farla ritrovare, facendo la casella a tutte le casselle del villaggio. A nessuno andava bene, così alla fine proprio Cenerentola e il principe la sposò e vissero per sempre felici e contenti. Cenerentola di Fratelli Grimm.